Buonasera amici e benvenuti. Questa sera siamo a questa gara test ufficiale del primo campionato Race Room Rebellion in Catania per Sim Drivers. Questa sera presentiamo un format un po' nuovo per quanto riguarda Sim Drivers, perché siamo su Race Room, questo titolo che insomma ci ha fatto sbavare un pochettino, devo dire, a noi del gruppo di Sim Drivers. Porteranno punti soltanto i due piloti per la squadra. In pratica il singolo punteggio del pilota non basterà, caro mio Luca, capito? Quindi molto interessante. Mancano 26 secondi, si sentono già rombare i motori. Caro Luca, attenzione, come diciamo sempre, al semaforo spento, scatenati l'inferno. L'inferno e tutti i piedi sul divano. L'abbiamo aspettato praticamente un mese dall'organizzazione. Un grazie, un abbraccio affettuosissimo al mio carissimo amico, fratello, amico Andrea Balocchi, che organizza insieme a me. Mancano 3 secondi al via di questo campionato. C'è belli. Partiti! Oh, si gira già subito qualcuno che non riesco a vedere chi è, non importa. Siamo su Samuele Cavagnino in sesta posizione all'inseguimento di Michele Soncini. Non può aprire subito il DRS, non è ancora attivo, non credo, infatti ci vogliono uno o due giri. Vediamo se porta l'attacco, si fa vedere, ma Michele Soncini resiste per la quinta posizione. Attenzione qui, lotta serratissima tra i due. Mamma mia, che sta succedendo in questa prima gara? Mentre Perrone all'attacco, mamma mia. Perrone è agguerritissimo, a 59 millesimi di secondo in questo momento su Le Grottaglie. Lotta, sono 1 secondo e 23 in questo momento, mentre Garufi all'interno su Perrone, che va a prendersi la sesta posizione, inseguitissimo a sua volta da Michele Soncini. Mamma mia, Perrone comunque sta guidando veramente molto bene, in settima posizione, porta punti a casa. Comunque grande spettacolo, queste macchine sono bellissime da vedersi. Ripeto, i piloti sono ingarellati come dei disperati in pista, non si risparmia minimamente di curarsi uno con l'altro. Già nelle prove, mentre Napolitano all'attacco di Rosario Alberio, lo vediamo dall'interno, addirittura il sorpasso, vediamo se risponde Alberio, un po' largo e esce un po', peccato. Intanto attenzione Poli con il DRS, è veramente molto vicino, attaccatissimo, si fa vedere all'esterno. Intelligentemente Pane Bianco gli lascia all'esterno, va a chiudere, incrocia Poli, vediamo se riesce a riaccelerare, si toccano, attenzione, correzione dei due, mamma mia, bellissima l'azione. Mentre Johan Doriak, attenzione all'interno, forse si fa vedere su Bambano, va un po' largo e perde l'attimo in questo momento. Mentre attenzione perché Daniele Poli è ancora vicinissimo, attenzione, Pane Bianco si è dovuto mettere da parte, è uscito un pedino fuori e quindi di conseguenza Daniele Poli finalmente si prende la prima posizione. Ovviamente attenzione, Napolitano ne approfitta con la doppia scia, sta dietro a Giuseppe Perrone, vediamo se riesce a superarlo, mantiene ancora molto dietro, vediamo se affonda l'attacco in questo momento, si fa vedere all'interno e deve alzare il piede, e Perrone addirittura l'attacco su Milandinovic. Eccolo qua il risultato, Daniele Poli in prima posizione, Pane Bianco che ha fatto il miglior tempo, lo vediamo in fucsia, poi Fabrizio Ninci terza posizione, Cavagnino, Francesco Di Fiori, Michele Soncini, Garufi, Mammano, Cortese Perrone. Una macchina fermo ai box. Eccoli partiti. E abbiamo Daniele Vita in prima posizione, inseguito da Fabio Napolitano, che si va a prendere la prima posizione in questo momento. E Daniele Vita riprende la posizione, si gira Johan Doriak che l'ha toccato da dietro. Napolitano ancora in lotta per la prima posizione, inseguito da Pontecorvi, scusatemi. Mamma mia, Daniele Vita subito in lotta insieme a Napolitano che si è preso perentoriamente la prima posizione. Mamma mia ragazzi, che partenza straordinaria di Fabio Napolitano, che subito dalla seconda posizione si è preso la prima e si è messo a 1 secondo e 2 da Alessandro Pontecorvi, che attenzione, lui è veramente velocissimo. Attenzione, Pontecorvi è veramente vicinissimo all'interno su Fabio Napolitano, vediamo lo staccatone, ma Napolitano non cede e si tiene alla prima posizione. Pane Bianco ancora stravicinissimo a Pontecorvi, anche lui su Fabio Napolitano, vediamo, si allargano tutte e due, zig zag dietro, vediamo. Pontecorvi all'interno, Napolitano insiste, mantiene la prima posizione, vediamo chi è che esce più rapidamente. Mamma mia, che lotta tra i tre per la prima posizione. Pane Bianco a 13 millesimi di secondo e deve scendere Napolitano anche su Pane Bianco. No, lo stringe bene, mamma che azione di Napolitano, incredibile Luca, incredibile, bellissima l'azione qui. Pontecorvi salta su tutti per la prima posizione. Ma torniamo su Fabrizio Ninci e Milandinovic. Fabrizio Ninci si gira, non ci credo. Non ci credo, Fabrizio Ninci si gira dopo aver passato Milandinovic. Azioni concitatissime in questo momento qui. Guarda, un altro trio Luca, un altro trio che si è formato in questo momento. Mattia Le Grottaglie, Daniele Mammano e Giuseppe Perrone. A tutti i livelli si stanno sfidando a tre alla volta e questo
ci fa veramente impazzire, sia in termini di regia che di commento. Io non ho più voce, devo chiedere un paio di corde vocali di ricambio. L'accendiamo? È ancora da dietro, è incredibile, perché comunque qui Daniele Mammano si deve difendere da Mattia Le Grottaglie e Giuseppe Perrone, da Daniele Mammano con l'attacco in questo momento, si fa vedere all'interno, vediamo se lo supera, vediamo se lo porta a fine all'interno con il favore di traiettoria, però esce molto bene Perrone, mamma mia che azione bellissima di Perrone in difesa, e ne approfitta sicuramente Mattia Le Grottaglie all'inseguimento di Mammano, è veramente molto vicino, poi avrà il favore con il DRS e qui stiamo lottando, signori, per la nona posizione, rendiamoci conto che ci sono veramente lotte a tutti i livelli veramente, mentre Pane Bianco è ancora veramente vicinissimo a Pontecorvi, che non gliela lascia facile questa gara. Alessandro sente che può portarla a casa, Fabrizio se la prende, si gira di nuovo, attenzione, ed è Michele Soncini che lo rimette dritto e dice: oh compa, ma dove vai? E con una bottarella lo rimette in carreggiata e tornano a lottare, quindi Fabrizio Nicci in quinta posizione, ricordiamoci che si era girato ed è con un sostanziale ritardo rispetto a Samuele Cavagnino. Comunque, ripeto, lo spettacolo non manca mai qui, come organizzazione, come piloti, come commentatore, ti devo fare i miei complimenti sinceri. Ci diamo l'appuntamento a martedì prossimo per l'ultima del campionato FIA GT e poi a venerdì prossimo alle 21, stessa ora, però questa volta, ragazzi, signori e signore, si fa veramente sul serio. Io rinnovo i miei ringraziamenti a Luca Lazzarato. Grazie a te. Reballi in Catania per la sponsorizzazione, Andrea Barocchi per l'organizzazione, ma soprattutto voi, amici telespettatori. Io voglio ringraziare il nostro parterre femminile, partendo da Patalù, Elena Pasini, Elena Bizzotto e la Arianna, mi pare che si chiamasse. Antonella non la ringrazi? No, già la ringraziata. Ah, va bene. Ma io poi Antonella ce l'ho tutti i giorni, dunque. Vabbè. Quindi su questo risultato finale, da Fabrizio Miceli e Luca Lazzarato, una splendida serata, grazie mille per averci seguito. E un abbraccio a tutti quanti, grazie ancora. Buonasera amici e ben ritrovati, questa sera siamo al Sachsenring per il campionato DTM Rebelli in Catania, organizzato da Sim Drivers. Insieme a me, come al solito, io sono Fabrizio, questo penso l'abbiate capito, c'è il nostro mitico caro Luca Lazzarato di Motori nella Leggenda. Partenza, si vede tanto fumo, attenzione qui alla prima, Daniele Poli inseguito da Pane Bianco, all'interno si gira subito Nicci, attenzione! Siamo su Elia Misculini in quarta posizione, che insegue Alessandro Pontecorvi da vicinissimo. Mentre siamo su Pontecorvi in terza posizione all'attacco, all'interno suggestivo la visuale della dashboard su Gianluigi Cortese, mentre dietro si danno veramente tanto battaglia, sono veramente vicini, lasciamo fare l'auto director ovviamente per vedere le azioni salienti anche lì davanti, mentre dietro c'è Misculini che lotta con Napolitano, che è in quarta posizione in questo momento, quindi Misculini ha perso una posizione. Ma Misculini si fa vedere su Napolitano all'interno, stacca, vediamo se Napolitano resiste all'interno e lo passa e si va a riprendere la quarta posizione, bella azione, ma attenzione, contrattacco di Napolitano all'interno ancora, mamma mia, DRS per Pontecorvi, prende il rischio qui, attenzione, per la terza posizione lotta su Cortese, mentre eccolo qua Pontecorvi all'attacco col DRS attivo su Gianluigi Cortese. Mamma mia che gara, ci sono state veramente tantissime azioni, tantissimi colpi di scena già all'inizio, attenzione, Pontecorvi si va a vedere all'interno ancora, ha il favore della traiettoria, c'è la Cortese, vediamo se lo va a stringere qui ancora dalla dashboard di Pontecorvi, mentre attenzione perché Garufi ha superato Luca Laudato, andiamolo a vedere che è vicinissimo, qui lottano per la quindicesima posizione. La finestra dei box si apre in questo momento, vi ricordiamo che c'è il pit stop obbligatorio e c'è una finestra ben precisa al quale i piloti devono assolutamente fermarsi, altrimenti la sanzione è veramente pesantissima, è la squalifica a fine gara, quindi devono rispettare questo. Mentre c'è Fabrizio Nicci, finalmente si fa vedere vicino al suo compagno di squadra, vediamo se lo attacca in questo momento, ovviamente gli lascia strada perché sa che Fabrizio Nicci ne ha di più. E se lo tira dietro, sono in undicesima e dodicesima posizione, non un gran buon punteggio diciamo in questo momento, soprattutto per le potenzialità che conosciamo di Fabrizio Nicci. Assolutamente. E qui vi fa l'unplane sicuramente Daniele Poli, vediamo se col DRS si va a vedere all'interno ancora per disturbare Fabio Napolitano, che integerrimo riesce comunque a mantenere la sua posizione, vediamo se è uscito bene, chi esce meglio.
man mano è incollatissimo, non lo vediamo, addirittura scollina, non lo vediamo adesso con il DRS, vediamo se attacca qui alla prima curva. Napolitano sta a largo, vediamo, e tira lo staccatone, mamma mia ragazzi, staccatone per Napolitano che si mantiene la sua sesta posizione, mamma mia, man mano aveva tentato, però Napolitano che è staccata, comunque... oh mamma mia ragazzi. C'è anche Pontecorvi che è francobollato, come dici tu, a Cortese ormai da ben 10 minuti e non riesce assolutamente a superarlo. Mentre c'è anche man mano che è sempre vicinissimo, adesso è appaiato a... Giuseppe Napolitano, anzi no, è uscito, ha dovuto alzare il piede e alleggerire. Napolitano si è ripreso la posizione, stiamo parlando della sesta posizione, attenzione, man mano si fa vedere all'interno, giusto negli specchietti per dire, guarda che sono qua. Oh, attenzione, Napolitano, mentre riprendevamo la linea, ha dovuto cedere il passo a Daniele Manmano per un errore, vediamo se ha la possibilità di contrattaccare. Lottano per la sesta posizione, ricordiamo, mentre Cortese, attenzione, perché si ferma in box, lo stiamo guardando in questo momento qua, decisione di fermarsi al box. Ed ha sbagliato, è andato lungo Cortese, che è successo? Attenzione Ninci all'interno su Manmano, vediamo lo staccatone, si allarga Manmano e Ninci perentoriamente va a prendersi la quinta posizione, a prendersi qualche punto in più, quindi bellissima azione di Fabrizio Ninci, e Elia Misculini dovrà lasciare sicuramente spazio. Qua attenzione, Manmano tocca Ninci all'interno che voleva rispondere a Ninci, ma riesce a farsi strada tranquillamente Fabrizio. Alessandro Pontecorvi, insomma Pontecorvi sta facendo comunque delle belle cose, Giuseppe Perrone è tredicesimo, quindi già vedi così chi capitalizza di più è la squadra di Ninci rispetto a Daniele Poli che è arrivato prima. Quindi aspettiamo con ansia questi 40 secondi ormai che mancano alla partenza della seconda manche, siamo praticamente prontissimi a gara 2, sono partiti in questo momento, mamma mia bomba, spettacolare comunque questa inquadratura in Quaillons, lì davanti due francesi in prima e in terza posizione, attenzione perché bisogna mantenerla questa posizione qui, attenzione, parco un po' largo, vediamo se la recupera Marco Mirandinovic, insegue, attenzione, velocissimo, sono ancora lì davanti, mamma mia che hanno fatto i francesi qua, si stanno facendo l'unplane, mentre le grottaglie in quarta posizione, vediamo Ninci in ottava posizione, attenzione perché qui può andare a guadagnare tantissimi punti rispetto a un Daniele Poli, attenzione, mentre Marco Polo si è fatto superare da Johan Doriak, andiamo lì davanti che se lo meritano comunque i ragazzi in alta classifica, Marco Polo all'inseguimento di Johan Doriak, eccolo qua, compagni di squadra, qui si devono tirare assolutamente i due, non devono fare i pazzi, mentre Mirandinovic perde un pelino di terreno e Elia Misculini si è guadagnato la quarta posizione sulle grottaglie, che sicuramente avrà fatto un errore perché Francesco Di Fiore si è preso anche la quinta posizione. Marco Polo all'attacco di Johan Doriak, attenzione, se fanno lotta tra di loro non va bene, devono pensare squadra, quello che non hanno capito, non importa arrivare primi ma è portare il massimo dei punti, quindi sarebbe bene tirarsi, invece qua si fanno le staccate tra di loro e che alla fine non porteranno beneficio alla squadra, è questo che devono capire, ma bisogna portare a casa sapendo che Misculini ha superato Mirandinovic, sì. E si trova in terza posizione e è agguerritissimo all'attacco di Johan Doriak, mentre Marco Polo ha preso un pedino in largo e Elia Misculini è veramente sente ormai l'odore degli scarichi di Johan Doriak, il francese che non ha fatto vedere tanta continuità. Eccole qua le telecamere TV per vedere Ninci, si fa vedere, Daniele Poli cerca di approfittarne, eccolo qua, vediamo all'interno, se la prende Ninci la posizione, se la prende e anche Daniele Poli se la prende, Mirandinovic cede subito, immediatamente, istantaneamente la posizione al compagno di squadra perché sa che ne ha di più, mentre Marco Polo e Johan Doriak, la coppia francese qui davanti da padrona 41 di Misculini, che esce fuori in questo momento, incredibile! No! Fuori e Ninci lo prende a bomba e Poli anche, quindi Misculini in quinta posizione, Ninci in terza posizione, incredibile Misculini, ma che mi combini Misculini, non ci credo, aveva fatto un rimontone mostruoso e ancora una volta esce fuori e perde la posizione e valla a prendere Daniele Poli e Fabrizio Ninci adesso, caro Misculini, attenzione perché Daniele Poli veramente vicinissimo a Fabrizio Ninci, lo vediamo dall'interno qui, mamma mia, incredibile signori, che bella gara qui davanti che ci stanno offrendo, mentre Misculini è ancora vicino a Gianluigi Cortese che è rimontato in sesta posizione, li vediamo qui uno dietro l'altro, anche lui dietro a Francesco Panebianco risalito in quinta posizione, si stanno ristabilendo gli ordini di diciamo della partenza di gara 1 in questo momento, eccolo qua attaccatissimo, rimaniamo qui sulle inquadrature, proprio su Ninci per vedere quello che succede.
i tre sono ormai attaccati, mentre Marco Polo ha rallentato vistosamente, veramente vistosamente, ed è molto vicino. Vediamo, forse lo vuole far tirare. Attenzione, Daniele Poli all'interno su Fabrizio Ricci, che cerca di difendersi. Mamma mia, che attacco di Daniele Poli, incredibile. Mamma mia, si toccano i tre, attenzione, ancora incidente, non ci credo, Ricci è stato toccato. No. Ma Daniele Mammano, che aveva fatto vedere tantissimo, fuori Mammano e perde la posizione. E Michael Mariani si va a prendere la tredicesima in questo momento, mentre Luca Laudato ancora sempre vicino a Giuseppe Perrori. Importante qui la lotta per i punti, perché lì davanti Fabrizio Ricci e Daniele Poli stanno... attenzione, Mammano è uscito fuori, Mammano. Perdono, ti interrompo, ma il prossimo appuntamento dov'è? Allora, il prossimo è il Gran Premio d'Austria, Salzburg. Al Salzburg nel 2019, il 4 gennaio del 2019. Vorrei ringraziare assolutamente tutti i piloti questa sera che hanno partecipato, che ci hanno offerto questo spettacolo. Io, signori, vi do appuntamento quindi al 4 gennaio alle 21. Eccola qua la classifica, da Fabrizio e da Luca Lazzarato. Luca Lazzarato, un grande auguro a tutti quanti di un buon Natale, un felice anno nuovo. Buon Natale, felice anno nuovo, buone feste, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.